Tecniche di marketing, affiancare le offerte. Oggi vediamo questa tecnica che sono sicuro abbiate già visto più e più volte, la più eclatante è quella che possiamo vedere nei cinema, quando vengono proposte tre tipologie di popcorn, tipo piccolo, medio e grande, e abbiamo delle offerte con qualcosa del tipo popcorn piccolo 3,5 euro, popcorn medio 5,5 e quello grande 6. E qual è lo scopo di questo? Che nessuno acquisterà il prodotto intermedio, quello da 5,50 euro, perché con soli 50 centesimi in più potremmo avere il prodotto grande, quindi effettivamente molto più conveniente dal punto di vista del cliente. Allo stesso modo, chi reputa la versione semplicemente media troppo costosa o troppo abbondante per i suoi gusti opterà per la versione piccola, e questa tecnica praticamente dirotterà i clienti o nella versione più economica o nella versione più costosa, ed è applicata non solo nei popcorn come in questo esempio, ma in tantissimi altri esempi. E qual è la logica? È proprio questa: noi dobbiamo dare al cliente una varietà di offerta, quindi non semplicemente una, ma tendenzialmente dovremmo proporgliene tre. E se vogliamo applicare questa strategia, quella nel mezzo, diciamo quella che possiamo chiamare esca, deve essere praticamente sconveniente, per cui le persone dovranno optare per o la versione superiore o la versione inferiore. Oltre a diminuire il problema di paralisi d'analisi, quindi il problema che hanno alcune persone nel decidersi, quindi nello scegliere uno dei tre prodotti, quindi diventerà molto più facile questa scelta, tendenzialmente aumenterà di molto lo scontrino medio, perché, come abbiamo detto, nessuno acquisterà il prodotto di mezzo perché è di fatto sconveniente. Questa è una tecnica ovviamente che si può raggruppare insieme ad altre, ad esempio creare dei pacchetti di prodotti, ad esempio per restare nel mondo della ristorazione, i famosi menu di McDonald's, quindi il menu piccolo, medio e grande. Ora è tanto che non frequento il McDonald's, ma tanti anni fa la proposta era un menu piccolo, effettivamente poco costoso, un menu medio che aveva veramente poco senso essere acquistato, e il pacchetto grande che per pochi centesimi in più, pochi decine di centesimi in più, era sicuramente più conveniente, e la logica è la stessa. Quindi pensate al vostro prodotto e chiedetevi se potete innanzitutto creare più proposte per lo stesso prodotto, quindi non so, vendete un qualcosa che si può vendere singolarmente in formati diversi, come nell'esempio dei popcorn. Se la risposta è sì, valutate se è un tipo di strategia che potete mettere in pratica. In alternativa potete raggruppare più prodotti, quindi fare un'offerta che comprende prodotto A, B e C, l'offerta media che comprende A, B, C, D, E, e magari l'offerta, quella più costosa, che comprende dalla A alla M, numero a caso, quindi è molto più conveniente del pacchetto intermedio. È una strategia che è incredibilmente efficace, aumenta tantissimo il numero di vendite perché le persone saranno indirizzate in una delle due opzioni, perché chi vorrà spendere poco tendenzialmente sarà dirottato verso il prodotto che costa poco, e al contrario chi vuole di più acquisterà quello più costoso. Però questo vi limiterà tantissimo la problematica degli sconti, perché le persone vi chiederanno uno sconto, non c'è problema, vi offro questo prodotto che ha meno caratteristiche ma per voi può andare bene lo stesso, ad esempio. Quindi valutate se questa è una strategia che può avere senso per voi, perché è incredibilmente efficace. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, di questo tema ho un corso intero che si chiama La strategia del prezzo a pacchetti, che comprende tutta la strategia che ha lo scopo di massimizzare le vendite e i margini, e all'interno ci sono anche alcune tecniche, diciamo, e una è proprio questa, quindi quella di creare un prodotto esca con lo scopo di dirottare le vendite su due prodotti ben distinti. Quindi non ignorate questa strategia perché davvero è super efficace. Con questo è tutto davvero e vi saluto. Ciao!